Ciao a tutti, dal poeta Alessandrino. Vi leggo, benvenuti nel mio canale YouTube, è Simone Savarro. Se non lo trovate, iscrivetevi al canale e così vedrete tutti i miei video e sarete aggiornati quando usciranno. Vi leggo due poesie scritte da me a Auschwitz, Versi per ricordare e Auschwitz. La cenere dei corpi morti saliva lenta. Due poesie che ho fatto dedicato ad Auschwitz. Versi, si intitola Auschwitz, versi per ricordare. Versi per ricordare, dare versi delle persone che non c'erano più. Il silenzio dei versi di Birkenau salivano sempre più lenti. Solo l'orrore e l'odore, la puzza, si potevano sentire attraverso il proprio naso. I versi, i lamenti, i suoni, i movimenti erano sempre più lenti. Non possono i tedeschi portarli via da Auschwitz. Siamo solo versi fatti di cenere. I versi rimangono in polvere di persone. Auschwitz, la cenere dei corpi morti, saliva lenta. La cenere dei corpi morti saliva lenta. La cenere dei corpi morti saliva lenta. Lenta fu la cenere a bruciare i corpi di donne, bambine, ragazze, anziani, omosessuali, persone innocenti e molto intelligenti. Sono sparite nella nebbia di cenere, senza perdere la voglia di vivere. La cenere dei corpi morti saliva lenta tra i camini di Auschwitz senza interruzione, ma i loro corpi bruciavano. Ma lo spirito e l'anima potevano crescere di nuovo in una capanna. Io non ho vissuto tutto questo. Ma la poesia, la scrittura mi fanno esprimere il dolore poetico per tutti gli innocenti che sono morti. Il fumo saliva lento, senza possedere alcun lamento. Ho sentito la riflessione di persone e il desiderio di morte che avevano dentro di loro. La cenere non dimostra simpatia, ma solo antipatia. Per la loro morte, per gli esecutori che volevano, che non avevano valore, non avevano disprezzo nell'eliminare tante persone. La cenere puzza, va a aprire il cuore di quei pochi sopravvissuti. Era difficile, impossibile, nessuno di loro voleva aprire il loro cuore alla morte, a chi aveva bisogno di un po' d'amore, Dio e Gesù, famiglia mia. Sento l'esigenza di non diventare cenere e scappare, ma trovare che non sia la cenere dei corpi morti che saliva lenta. Ad Auschwitz non tornerò più per la cenere dei corpi morti. E queste sono le mie due poesie che ho composto su Auschwitz. Ci vediamo al prossimo video e continuate a seguirmi. Simone, iscrivetevi al canale, il poeta Alessandrino. Al prossimo video, ciao e fate i bravi.